Allora, quindi abbiamo detto prima domenica dell'anno e quindi pensavo potesse essere una cosa interessante parlare di buoni propositi. Ecco, e, qua. Qua sopra. E, Ecco, diciamo che leggevo recentemente un, una statistica su, sul 24 ore che diceva che in media il 79% degli italiani iniziano a fare dei buoni propositi. E allora ho pensato potesse essere ecco, interessante parlarne. Però non vi conosco e quindi se, se siete disposti vorrei fare un piccolo sondaggio per conoscervi un pochino, okay? Allora, per alzata di mano, chi ha fatto quest'anno, chi ha già fatto dei buoni propositi? Ah, dai, qualcuno, ottimo. Chi non li ha fatti perché aspettava di ascoltare il messaggio di stamattina? Ah, ottimo, molto bene. <ride> molto bene. E chi li ha già infranti? No, Infranti, chi, non è, chi ha già detto faccio una cosa e, e non l'ha già fatta? Ok, ottimo, no, non sono in cattiva compagnia, meno male. Chi ha fiducia invece di raggiungere i propositi dell'anno? Oh, dai, bene, ottimo, grazie anche là in fondo. Ehm, allora, vediamo adesso un po' più nello specifico, così vi conosco un pochino meglio. Allora, chi si è messo eh, come, proposito, come buon proposito quello di migliorare il proprio fisico, facendo la dieta, andando in palestra? Ok, diversi. Chi, non ha, chi sperava che il proprio coniuge alzasse la mano, la domanda di prima? <ride> oh, qualcuno? Qualcuno c'è? Molto bene. <ride> ok, vediamo. Chi ha in mente di fare un acquisto importante quest'anno, non so, una macchina, una casa? Chi ha questo proposito? Ok, molto bene. Chi non ha alzato la mano perché spera di ricevere l'acquisto importante per compleanno? <ride> molto bene. Quindi quando è il compleanno di René, in caso, segnatelo. <ride> ok, vediamo. Chi ha come proposito di cambiare il proprio status professionale, laureandosi, cambiando lavoro. Ok, no? Ah, qua c'è qualcuno? Ok? Chi proprio status sentimentale, trovando un fidanzato, una fidanzata... Ottimo, <ride> ti mettiamo in contatto con gente di Milano che conosciamo. <ride> no, va bene. Chi vuole alzare la mano così a caso? Ok, va bene, <ride> ottimo. Allora, non so se ci abbiamo mai pensato, però ecco, porsi dei propositi, nella fattispecie significa... Concretizzare, cioè realizzare, visualizzare qualcosa da cercare. Ecco. E, e allora, quindi, queste cose che ci siamo detti più o meno sono un po' cose che vogliamo cercare, ecco, cercare di ottenere. La domanda, però, che mi sono fatto eh, e che vi ripropongo è: Ma Gesù ha qualcosa da dire sulle cose che dovremmo cercare? O su cosa vorrebbe che noi cercassimo? Ecco, e beh, probabilmente. A qualcuno di noi, anzi forse a diversi di noi, viene in mente quel verso famoso ecco, di, di, in cui Gesù dice che bisogna cercare il regno e la giustizia di Dio. Ecco, Allora, all'inizio all di quest'anno, quello che vogliamo fare è provare a capire davvero questo che Gesù dice. Cioè che Gesù ha da dire che cosa dovremmo cercare, il regno e la giustizia di Dio. Ma cosa significa? Beh, allora proviamo a vedere, quello che vogliamo fare stamattina è provare a indagare un po' questo che, che Gesù dice, indagandolo nel brano dove viene riportato, che è il brano nel Vangelo di Matteo, se volete seguire con me, il Vangelo di Matteo al capitolo 6, dal verso 19 al 34, leggiamo così tutto nel contesto e avete anche sullo schermo. Allora, Matteo 6, dal versetto 19. Gesù sta parlando e dice, non fatevi tesori sulla terra. Dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. E il Padre vostro celeste li nutre, li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Ecco, questo è quello che Gesù dice. Allora, quello che vogliamo fare è provare a capire davvero che cosa sta dicendo. Ecco, allora, giusto per avere un pochino di, di contesto, qua è Gesù che sta parlando, siamo nel Sermone sul Monte, che è questo gruppo di insegnamenti, questo insieme di insegnamenti che Matteo ci riporta. E che Gesù propone ai suoi discepoli. Ecco, è il capitolo 5, versetto 1, che è l'inizio. Gesù dice: È lui che sta parlando. Sta parlando e dice: eh, 'Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui, ed e lì, aperta la bocca, insegnava loro.' Ecco, Gesù sta insegnando ai discepoli, a quelli che hanno scelto di andare lì da Gesù per sapere che cosa. Com'è che dovrebbero essere? Com'è che dovrebbero seguire davvero Gesù? E questo gruppo di insegnamenti del Sermone sul Monte è un po' la controcultura che Gesù sta proponendo. Sta dicendo: Ecco, com'è com la vita che ho pensato? Com'è che dovrebbe essere? Ecco. E, e qua, nel capitolo 6, quindi quello che nelle nostre Bibbie il capitolo 6, sta eh, ponendo, dopo aver parlato della giustizia di Dio, come dovrebbe essere un po', come si dovrebbe vivere, inizia a porre una serie di contrasti che, che abbiamo letto. Abbiamo visto che c'è il tesoro sulla terra e il tesoro in cielo, c'è l'occhio limpido e l'occhio malvagio, c'è Dio e c'è Mammona, e poi c'è che cosa cercare, cioè cercare cibo, eh, bevande, vestiario, oppure cercare il regno e giustizia di Dio. Ecco. E questa distinzione nel testo, poi lo vedremo un po' più da vicino, eh, si caratterizza come anche una distinzione di persone, perché da un lato ci sono voi che state ascoltando, dall'altro ci sono i pagani. Ecco, quello che Gesù chiama i pagani, okay. Allora, prima giusto di eh, indagare, eh, come dire, andare un po' in profondità nel testo, giusto qualche considerazione. Quello che stiamo vedendo è un po' la conclusione. Noi ci concentriamo sui versetti dal 24 al 34, ok? Però giusto per avere in mente che questa è la conclusione di quello che Gesù sta dicendo, ok? Infatti inizia con perciò, ehm, al verso, ehm, al verso 25 che inizia perciò vi dico ecco que questa è la conclusione ok di quello che Gesù sta dicendo quindi essendo una conclusione dobbiamo tenere presente cosa c'era prima ok ora proviamo a quindi analizzare bene ehm, Gesù inizia dicendo c'è una scelta da fare non si può servire sia Dio che Mammona o uno o l'altro ecco Mamona ha inteso un po' tutto ciò che si ha, il, il possedimento, che era un nome comune che veniva utilizzato per dire ciò che si ha. Okay? Quindi, dato che è così, perciò Gesù dice non siate in ansia. Ora, una cosa che notiamo di, di questo brano è che Gesù prima di dire cosa cercare passa molto più tempo a dire cosa non cercare. Ecco, e scopriremo il perché. E forse è fondamentale capire bene perché non cercare alcune cose e poi perché cercarne altre. E Gesù quindi dice, dato che si può, bisogna fare una scelta, o Dio o Mammona, perciò vi dico non siate in ansia. Non siate in ansia per la vostra vita, di che mangerete, di che berrete, di cosa vi vestirete. Ecco. E, ora, giusto per avere un po' in mente, la parola ansia che Gesù usa indica, eh, come dire, l'affanno, le preoccupazioni, il cercare qualcosa in modo sistematico, affannoso. È la stessa parola che Gesù usa quando parlerà, nella parabola del seminatore parlerà delle ansiose preoccupazioni della vita che sono le spine. Se, se qualcuno si ricorda quel, quell'immagine che Gesù usa, ecco quello lì. Oppure anche quando parlerà con Marta, le dirà: Marta, Marta, tu sei affaticata e ti preoccupi di molte cose. Ecco, è la stessa parola che sta usando qua. Okay? E, questo, quindi, versetto 25: Non siate in ansia di che cosa? Della vostra vita, quindi di che cosa mangerete, di che cosa berrete? Perché? E poi da, qua, Gesù, nel, nel corso del, di questo discorso che sta facendo, dà cinque argomentazioni. Allora, prima di capire bene perché, perché non essere in ansia di, per, la, per la nostra vita di che cosa mangiare, bere, di che cosa vestirci. E ora, giusto per tenere in mente, mangiare e bere sono cose che servono. Servono per conservare in vita, ecco, abbiamo bisogno di mangiare e bere. E allo stesso modo il vestire è un po' una parte per dire continuare a vivere in modo un po' più comodo, ecco, è sempre più comodo essere vestiti che nudi, ecco, in genere. E quindi l'idea che Gesù sta dicendo è, ok, non siate in ansia per la vostra vita, per continuare a vivere e vivere un po' più comodamente. Vi spiego perché. E Gesù dice in primo luogo, perché in primo luogo la vita è più del vestito, e il, scusate, la vita è più del mangiare, del bere, e il corpo è più del vestito, quindi è sciocco pensare semplicemente a mangiare, bere, o ad avere una vita un po' più comoda, ad avere una vita un po' più lunga. È sciocco, perché la vita è molto di più. Ecco. E poi gli dice, ok, vi faccio un esempio dalla natura. Guardate gli uccelli, gli uccelli del cielo. Che cosa fanno? Loro non si affaticano, non, non si impegnano particolarmente per, come dire, in tutto il processo produttivo che, che, noi, che noi uomini abbiamo. Eppure Dio li nutre. E voi valete molto di più di loro. E quindi non è, come dire, ovvio da questo che anche voi potrete avere ciò che vi serve per la sussistenza. Volevo solo farvi notare che qua Gesù al verso 26 dice, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Ora, il Padre è Padre vostro, sta dicendo, non è il Padre degli uccelli, eppure nutre gli uccelli. No? Quindi, anche se non è Padre loro, è solo creatore, però li nutre. E poi dice, oltre a questo, è comunque al verso 27. È comunque inutile preoccuparsi. Chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Effettivamente nessuno. Cioè, nessuno può, preoccupandosi, avere qualcosa in più, come dire, aggiungere durata alla sua vita. E questo è per il semplice motivo che la vita non è nelle nostre mani. E allora è inutile. E il sottointeso qua che Gesù intende è perché la vita non è nelle vostre mani, è nelle mani di Dio. Quindi non serve preoccuparsi. Anzi, forse la preoccupazione lo vediamo... Eh, riduce eh, la vita in qualche modo. E poi Gesù, quindi, ha detto questo, e poi ha detto: Ok, avete presente il mangiare e il bere? Ecco, è sciocco, tanto eh, Dio nutre gli uccelli. Poi ho parlato anche del vestito, dice Gesù. E allora prendiamo un altro esempio dalla natura: guardate i gigli, guardate l'erba, neanche l'erba nei campi si, come dire, si prodiga a, come dire, a facendarsi per ottenere tutto quello che che ricerca, quindi non si impegna a vestirsi, non si impegna a... non si affanna a vestirsi. Eppure, dice Gesù, anche l'erba, vigili, è vestita meglio di qualunque uomo, del, del migliore degli uomini. Dice, cioè, guardate Salomone, Salomone era il re famoso, no? quindi il più saggio degli uomini, il più ricco degli uomini. Ecco, neanche Salomone, con tutto il suo impegno, con tutta la sua saggezza, la sua ricchezza, poteva vestirsi come, come l'erba e Dice Gesù "E l'erba oggi c'è e domani è gettata nel forno, cioè l'erba è effimera, non vale nulla, e, eppure Dio si prodiga a vestirla modo, in un modo straordinario, si prodiga così tanto per qualcosa di così effimero. E, e allo stesso modo, non valete voi molto più dell'erba? Sta dicendo. E voglio farvi notare anche qua: che Gesù dice ora, se, verso 30: no? Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno. Non farà molto di più per voi o gente di poca fede. Eh, la cosa interessante è che dice: Cioè, anche voi, anche con così poca fede, che in questo momento avete. Che se vi preoccupate, avete così poca fede, comunque Dio vuole vestire voi di più, ecco, di, di quanto faccia con l'erba. Eh, quindi questo è un po'. Eh, per questo non ha tanto senso. E poi conclude la sua quinta argomentazione e dice dai versi. 31 e 32 non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo di che ci vestiremo perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, cioè quello che Gesù sta dicendo è: non solo Dio come abbiamo visto, lo fa con l'erba quindi a maggior ragione lo farà con voi, non solo lo fa con gli uccelli, quindi a maggior ragione lo farà con voi, ma Dio sa di cosa avete bisogno, poi. Non siate come i pagani, i pagani non hanno un Dio del genere, e quindi è ovvio che sono in ansia. Ma voi avete un Dio che sa di cosa avete bisogno, quindi non c'è davvero da, da preoccuparsi, non c'è da affannarsi per queste cose. Okay? E un po' il sunto di quello che Gesù sta dicendo è: ma vi rendete conto di che tipo di Dio avete? Ma vi rendete conto del Dio col quale abbiamo a che fare? E, cioè, questo è un Dio che non solo è capace di provvedere, come lo dimostra con gli uccelli, con l'erba, ma è capace di provvedere in modo straordinario, che si prodiga, che è così generoso, anche per cose che non valgono niente, come l'erba, che si butta nel forno. È così straordinariamente generoso ed è capace davvero di provvedere. E non solo è capace di provvedere, anche sa cosa c'è da provvedere, non è ignaro dei bisogni, lo dice, no? Dice, lui sa benissimo di cosa avete bisogno. Quindi possiamo, si può fida, ci si può davvero fidare eh, di questo Dio. Poi non solo... È capace di provvedere, sa cosa c'è da provvedere, ma anche vuole provvedere. E notate l'insistenza con cui eh, Gesù parla del vostro padre. Cioè, l'idea è quel Dio che è capace di provvedere, che sfama gli uccelli e veste l'erba, è vostro padre. E quindi vuole provvedere, vuole darvi ciò che sa che è necessario per voi. Quindi, quello che Gesù sta dicendo è: non cercate queste cose non perché è qualcosa di troppo grande, ma perché è troppo poco. Con un Dio del genere è troppo poco. Pensare davvero di concentrarsi su queste cose. L'idea è: vi rendete conto di che Dio avete? È un po' come se, eh, è un po come se ci fosse stata data l'opportunità di, eh, di fare un intervento all'assemblea dell'ONU e noi usassimo quel tempo, quell'intervento per eh, lamentarci o per porre all'attenzione dell'Assemblea Generale dell'ONU che il nostro vicino quando annaffia i fiori ci bagna il balcone. Ma davvero? Così poco? Non hai qualcosa di più grande? Cioè hai un'opportunità così straordinaria? Usala bene. Ecco, questa è un po' l'idea, questo è il tipo di Dio di cui Gesù sta parlando. E, e questo è il Dio che i pagani non hanno, quindi è ovvio che i pagani siano in ansia, dice. Ma voi no, voi non siate come i pagani, voi siete diversi perché avete questo Dio. E allora, ok. Se questo è quello che c'è da non cercare, che cosa cercare? Beh, Gesù lo dice, verso 33, cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Ecco, questo dice Gesù cosa cercare. Queste sono le proposte. Ora, prima di scavare bene in questo versetto, questo verso, prima di fare qualche riflessione. Eh, Gesù innanzitutto dice cercate. Quindi ha detto i pagani, verso. Eh, pagani ricercano tutte queste cose. Voi cercate. Tecnicamente Gesù poteva fermarsi al negativo, dire non cercate questo perché è troppo poco, in qualche modo basta, fine. Invece Gesù dice no, cercate. Perché? Eh, perché evidentemente Gesù sa che non si può non cercare, che noi uomini siamo dei cercatori, siamo sempre mossi da qualcosa, abbiamo sempre un obiettivo, un'ambizione. E quindi il punto non è se cercare o non cercare che tutti cercano, il punto è cosa cercare. E, e questo eh, però ha una conseguenza importante, perché se tutti cerchiamo e quindi il punto è cosa cercare, beh vuol dire che non cercare quello che Gesù sta dicendo vuol dire cercare male, cercare qualcosa che non va bene. E Gesù, l'abbiamo visto, no? mette queste opposizioni, tesoro in cielo, tesoro in terra, eh, occhio limpido, occhio malvagio, Dio mammona, non c'è possibilità... Di come dire di non fare. Una scelta è l'opposto dell'altra, questo sta dicendo. E quindi il punto è cercare bene. E cercare bene Gesù dice: poi quindi cercate prima. Quindi, il punto è cercare bene vuol dire che è una questione di priorità. Cercate prima. Ciò che si cerca prima eh, è ciò che davvero vogliamo, ciò che è più importante. Noi in genere cerchiamo prima ciò che vogliamo veramente, che vogliamo di più. Ecco. E questo è un po' il punto, anzi Luca quando riporterà questo detto di Gesù dirà non cercate prima, cercate piuttosto, perché il punto è che ciò che cerchiamo è ciò che davvero vogliamo. Okay? E poi dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più, ma in più rispetto a cosa? In più rispetto evidentemente a ciò che si cerca. Quindi quello che Gesù sta dicendo è che chi cerca il regno e la giustizia di Dio, Trova il regno e la giustizia di Dio. Se io cerco qualcosa e mi viene dato qualcosa in più oltre a quello che sto cercando, vuol dire che quello che sto cercando lo trovo. Quindi questa è la cosa straordinaria che Gesù sta dicendo. Cioè Gesù sta dicendo, chi cerca il regno e la giustizia di Dio, trova il regno e la giustizia di Dio. E questa è la grandissima differenza con i pagani, perché i pagani sono in ansia, dice Gesù, perché non hanno un Dio del genere, quindi non sono sicuri di ottenere ciò che cercano. Invece Gesù dice, cercate quello che vi dico e lo otterrete e non solo, la cosa straordinaria, che non solo ottenete quello che, che cercherete, cioè il regno e la giustizia di Dio, ma anche di più, cioè ottenete anche quello che i pagani cercano e non trovano. Guardate l'insistenza in questi versi, dal verso eh, da 31, 32, 33, su tutte queste cose, no? Al eh, verso 32 i pagani ricercano tutte queste cose, il padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose, e tutte queste cose vi saranno date in più. Ecco, cioè la cosa è, Paradossalmente, chi cerca ciò che Gesù dice, trova ciò che Gesù dice, ma trova anche di più. Ecco. Questo. Allora cosa vuol dire cercare il regno e la giustizia di Dio? Beh, il regno è il grande tema del, del Vangelo di Matteo. Ecco. È uno di quei. Anzi, forse è il tema principale del Vangelo di Matteo. E il regno di Dio non indica tanto un ambito territoriale, un po' come noi, diciamo, il regno d'Inghilterra, è come dire, l'estensione su cui. Domina il re adesso. Ecco, no, e nel, nel linguaggio biblico, il regno è, indica l'ambito in cui Dio è sovrano. Ecco, questo è un po', non è una connotazione territoriale. Quindi l'idea è che il regno è lì dove Dio è sovrano, lì dove Dio è obbedito, come dire, la sua volontà è fatta e il suo nome è onorato. Ecco, questo. E, e la cosa lo vediamo ad esempio. In, ehm, nel, appunto nel Vangelo di Matteo quando sempre nel Sermone sul Monte Gesù poco più avanti dirà eh, non chi dice signore e signore entrerà nel Regno dei Cieli ma chi fa la volontà del Padre mio. ecco L'idea è che il Regno è di Dio è lì dove c'è la sua volontà che è fatta e allo stesso modo sempre più avanti nel Vangelo di Matteo eh, Gesù dirà, ehm, proporrà una parabola, la parabola dei due figli e poi gli chiederà chi dei due figli dicendo: c'è questo padre che dice ai due figli di fare qualcosa, e uno dei due figli lo fa, l'altro no. E Gesù alla fine chiede ai suoi uditori chi ha fatto la volontà del padre. Beh, quello che effettivamente ha compiuto quello che Gesù ha detto. Ecco, e Gesù dice: Ecco, pubblicani e peccatori entreranno o prostitute, entreranno prima di voi nel regno dei cieli. Perché chi fa la volontà del Padre? Questa è l'idea. Il, il regno di Dio è lì dove la volontà di Dio è fatta. E, e poi la cosa interessante del Vangelo di Matteo che vediamo è che è il, la missione e la predicazione di Gesù. I, è il punto, il centro, l'oggetto lo, della missione e della predicazione di Gesù. Gesù, Matteo ci dice, eh, viene e inizia a predicare dicendo ravvedetevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Oppure quando scaccia un demone dice ecco, se è con l'aiuto di Dio che ha scacciato questo demone allora il Regno di Dio è giunto fino a voi. Ecco, questo è Gesù, ok? Quindi questo è un po' il regno di Dio. Invece la giustizia di Dio? Beh, la giustizia di Dio è il grande tema del sermone sul monte, di questo che, che stiamo leggendo. Eh, Gesù ha, un po ha iniziato il sermone sul monte dopo aver detto beati, che, quelli che sono un po' dicendo chi è che è felice, inizia parlando e dicendo ecco, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi dei farisei non entrerete affatto nel regno dei cieli. Quindi cioè, l'idea è... La giustizia di Dio, questa dovrebbe essere, e, e la vostra giustizia dovrebbe essere come quella di Dio. E, e inizia dicendo, se la vostra giustizia, giustizia non supera quella degli scribi dei farisei, non entrate nei cieli. Poi prende sei esempi della legge e descrive in che modo devono superare, cioè non semplicemente con un'adesione letterale, ma vivendo veramente quello che era il pensiero di Dio per quella legge. E poi conclude quella sezione dicendo, ecco, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Questo è un po' l'idea della giustizia di Dio. Essere perfetti come è perfetto il Padre vostro, cioè vivere la santità, cioè il fatto che Dio è santo, questa santità di Dio, viverla davvero. E viverla davvero non semplicemente per ostentarla, per mostrarla, ma viverla davanti a Dio, ecco, nell'intimità. Questo è un po' l'idea della, eh, della giustizia di Dio. Ma allora, quindi, se tutto questo, cosa significa veramente cercare eh, la giustizia e il regno di Dio? Beh, significa volere come priorità, quindi cercate prima, no? volere come priorità che Dio sia obbedito, che la sua volontà sia fatta e che sia onorato, e che sia fatta nella mia, nella mia vita, quindi con la ricerca della santificazione, volendo essere come lui è, volendo essere santo, ok, e nell'altrui salvezza, quindi volendo che anche altri partecipino a questa grandiosa vita in, in Dio volendo che anche gli altri si ravvedano, come diceva Gesù. Okay. E quindi vuol dire, ad esempio, eh, sottomettere ogni area della mia vita a Dio. Vuol dire, ad esempio, desiderare la santità più della comodità, magari. Vuol dire volere e desiderare, cercare la conversione dei miei amici più, della loro, come dire, eh, più del loro affetto o, magari, o più della loro approvazione. Ecco, oppure volere che il nome di Dio sia onorato più di quanto io possa ottenere dei vantaggi personali. Ecco, questa è un po' l'idea di cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Okay. Allora, tutto questo, giusto per arrivare alla conclusione, in che modo, come dire, possiamo, può diventare qualcosa di pratico? In che modo questo ha a che fare con i propositi che ci possiamo mettere per quest'anno? Beh, l'idea è che questo dovrebbe un po'. Eh, lo dico a me prima che a noi, ecco, eh, dirigere eh, i propositi che abbiamo per quest'anno. E allora magari eh, i propositi che abbiamo per quest'anno potrebbero essere qualcosa del tipo di ambire a, a volere che magari quel vicino in ascensore, che trovo sempre in ascensore, di cui magari non so neanche il nome, beh, magari provare a ambire a costruire una relazione con lui per potergli parlare della grazia straordinaria che c'è in Dio. Oppure magari voglio dire che quella macchina che. Ho progettato di comprare quella macchina nuova, magari forse forse non mi serve e quei soldi che avrei usato magari li posso usare per sostenere qualcuno, qualche missione oppure qualche eh, onlus, ecco, eh, Magari, oppure magari significa che quel peccato nella mia vita che in qualche modo è lì nascosto che, in cui, su cui Dio non è sovrano in qualche modo, che, ten, che tengo alla larga da Dio, eh, magari lo, potrebbe essere un obiettivo per quest'anno quello di come dire, farlo emergere, lasciare che anche Dio regni anche su quell'area della mia vita. Magari chiedere, forse come obiettivo quello di chiedere aiuto, magari a un responsabile della Chiesa, ecco, per, per poter essere santo come Dio è santo, ok? Oppure, ecco, magari porsi come proposito quello di perdonare un familiare che mi ha ferito profondamente e con cui non riesco proprio a starci insieme, ecco. Questo è solo... Un'idea un di, di propositi che io stavo pensando per me stesso, e magari sicuramente ognuno di voi ha eh, idea di come applicare più nel concreto, più, in modo più coerente con la propria vita tutto questo. Però Gesù ci chiama e ci sfida a cercare prima il regno e la giustizia di Dio, perché il resto è troppo poco. Okay. e allora per concludere, Gesù dice quindi: perciò, oppure dunque, non siate in ansia. Per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, basta ciascun giorno il suo affanno. Quello che Gesù dice, ok, quindi non siate in ansia, avete capito, è chiaro? Iniziate oggi, iniziamo oggi con questi propositi. E, e questo lo dice, come dicevamo all'inizio, lui dice ai suoi discepoli, quelli che sono andati da lui per vivere davvero come lui dice. E magari appunto qua tra di noi c'è qualcuno che non è: non si identificherebbe come uno di questi, come un discepolo che vuole davvero vivere come Gesù dice. E allora lì Gesù dice: Beh, fai in qualche modo bene essere in ansia, perché non hai un Dio del genere. E un Dio del genere è straordinario. Però se non ce l'hai, è naturale che tu sia in ansia. Però la cosa straordinaria che Gesù dice è che questo padre straordinario può diventare anche tuo padre. Ecco. E in caso ci fosse questa. Come dire, se tu volessi davvero entrare nella famiglia, beh, parlane con qualcuno. Sapranno sicuramente dirti come e cosa fare. Posso concludere in preghiera? Signore, ti ringrazio perché ci mostri che davvero tu sei un padre straordinario, un padre buono, un padre che non solo sa provvedere, ma vuole provvedere. E, signore, ti chiedo perdono perché. Così spesso ho e forse abbiamo lo sguardo rivolto a cose che davvero contano poco. E, Signore ti chiedo la grazia di poter quest'anno avere da te la, la forza, il coraggio e il desiderio di diventare più simile a te, più santo. E Signore ti chiedo la grazia di, eh, di darmi e di darci obiettivi che siano secondo il tuo regno, secondo la tua giustizia. Signore, che tu possa essere davvero onorato, davvero glorificato, che la tua volontà possa essere davvero fatta, fatta nelle nostre vite. Grazie Signore perché ci dai queste parole di Gesù.